Buongiorno da Blu TG, ecco le principali notizie di oggi. Ottime notizie provenienti da Soreti. La raccolta del mese di febbraio è pari a 619,5 milioni di euro, spinta ancora dalla confermata ripresa, per il quarto mese consecutivo, del risparmio gestito. Anche la componente amministrata rimane in territorio positivo. La raccolta netta realizzata attraverso la distribuzione diretta di quote ha registrato un incremento del 64,7% rispetto al mese di gennaio. In particolare, la crescita ha coinvolto i fondi di diritto italiano con una raccolta di 217,3 milioni e quelli di diritto estero con flussi netti per 352,4 milioni. Sul fronte societario, come nel mese precedente, anche a febbraio sono 17 le realtà che hanno chiuso con una raccolta netta positiva. Su blurating.com trovate tutti i dati di raccolta pubblicati da Assoreti. I promotori finanziari che non hanno ricevuto via posta i MAV precompilati per il pagamento del contributo di vigilanza alla Consob, pari a 81 euro, e del contributo quota annuale di APF, pari a 110 euro, possono stamparli direttamente dai rispettivi siti istituzionali. Entrambi i contributi devono essere tassativamente pagati entro il 15 aprile 2009. Il mancato pagamento anche di uno solo dei due contributi comporta la cancellazione dall'albo. Per l'accesso alla stampa dei MAV è necessario il solo codice fiscale del promotore finanziario. È stato firmato ieri l'accordo quadro tra il Ministero dell'Economia e l'ABI sui Tremonti Bond. L'accordo non impatterà direttamente sugli stipendi dei banchieri, tuttavia sono state tracciate alcune linee guida da seguire. Le banche dovranno ispirarsi a criteri di eticità e trasparenza. I CDA delle banche dovranno informare i soci sulla componente fissa e variabile dei compensi ricollegati alle performance aziendali. Infine, dovranno rendere pubbliche le eventuali buone uscite dei propri dipendenti, corrispondendo loro remunerazioni ragionevoli. Tutte le altre notizie su blutg.it.